Se avete bisogno di crediti, EasyVault, link e codice coupon qui in descrizione. Rafinha Tots Moments, disponibile tramite obiettivi settimanali, obiettivi che sinceramente io non ho completato, ma che ha completato Johnny e mi ha prestato l'account con lui dentro, e devo davvero ringraziarlo per avermi dato questa opportunità. Provare una carta del genere, comunque, insomma, sono molto simili, ci sono molte carte simili a questo Rafinha. E salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Se il video vi piace lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina, e qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram e gruppo Telegram. Allora, pro e contro li potete vedere, ve li dico anche. Voglio partire dai contro. Beh, il primo è il 3 di piede debole. Assolutamente un piede debole che non si può guardare più di tanto in attacco, perché ci crea un giocatore poco imprevedibile, ecco, non imprevedibile. Cosa ci vuole in attacco? Ci vuole un giocatore frizzante, ecco, diciamo così. Un giocatore alla Ben Yedder che con le 5 di piede debole e 4 skill fa ammattire le difese avversarie, perché tira bene di destra e di sinistra. Lui col 3 purtroppo viene danneggiato tantissimo. Poi magari non ha nemmeno il tiro d'esterno e quindi non è un 3 di piede debole alla Salah, per farvi un paragone, anche se Salah comunque tantissima roba. Peccato veramente, le 3 di piede debole. Poi ha come pro il passaggio, ma il passaggio lungo non è dei migliori, per via del 77. Purtroppo tenderà a sbagliarli, non tutti, però la maggior parte sì, purtroppo. In generale il passaggio è ottimo se messo come ala, se messo come esterno. E io l'ho provato come attaccante in coppia con Mané. Diciamo che se la cava bene come attaccante, perché comunque il tiro non gli manca. Magari se messo come attaccante esterno oppure come ala, la finalizzazione potrebbe un attimo far storcere il naso. 87 è ottimo, diciamo, per un esterno, ma per un ala, un attaccante esterno, ecco qua, è da rivedere. Ma il tiro in generale secondo me è veramente, veramente interessante, grazie anche alla potenza tiro e al long shot. 99 potenza tiro e 92 long shot. Dalla distanza saprà tirare davvero molto bene col mancino. Se tirate di destro ovviamente farà i suoi errori. Si posiziona bene in campo grazie al posizionamento, work, crescimento in difesa, alto in attacco con body type medio, un body type nella norma, velocità 96 in generale, è un'ottima velocità per il mio. E diciamo che ora come ora abbiamo tantissime carte con una velocità generale superiore al 95, però poi ovviamente poi bisogna analizzare questa velocità, perché se abbiamo 95 con 99 velocità massima e un 85 di velocità a scatto, di accelerazione scusatemi, non va bene a parer mio. Fisico, allora, in generale 81, resistenza secondo me è veramente interessante con un 94. Da esterno ci possiamo stare anche da ala, soprattutto da attaccante con il 94 si sente maggiormente, magari l'esterno si stancherà, da esterno si stancherà un po' di più. Forza 72 non è bassissima, è con 72 equilibrato, ecco. Il dribbling è eccelso grazie anche alle 4 stelle skill. Abbiamo un 99 in agilità e un 90 in equilibrio, con altri valori veramente interessanti, quali ad esempio il dribbling puro 95. Un giocatore che nel dribbling non ha particolarmente dei problemi, a parer mio, lo potrete vedere se lo provate, se lo prendete. Come alternativa vi posso dire magari un Sancho, un Salvio, un Pizzi, ragazzi. Come indice di ibridabilità da 1 a 5, beh, gioca nella Liga 1 Brasile, secondo me una buona accoppiata, un 4 più 4.5 mi sbilancio, perché comunque esterno, se lo mettiamo nel 4-5-1, gli basta solo una linea verde, magari con un terzino destro, quello che uscì del Brasile, ora non mi ricordo bene, non mi ricordo bene il suo nome, però era una carta flashback, se non sbaglio, e si può ibridare, secondo me si può ibridare. E come stile intesa l'ho provato con Falco, secondo Footbini top 3 che mi si sta più utilizzando sono base, cecchino e cannoniere. Scusatemi, predatore, secondo me predatore ci può stare. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 8.5. È una buona carta, è disponibile tramite obiettivo, e si può ottenere, diciamo, con un massimo di 7-8 partite, se tutto va bene. Vai, mettiamo 10 partite, magari un anno non esce. E, beh, non è proprio un obiettivo corto per il mio. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questa carta e di questa review. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace, un commento, una condivisione, hashtag NMF, con GVSpot. Vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!